Buon pomeriggio, sono Renato Fiocca e come forse molti di voi sanno insegno marketing all'Università Cattolica di Milano. Quest'oggi però vi parlo nella veste di responsabile della scuola estiva di marketing della Società Italiana di Marketing. La prima edizione l'abbiamo tenuta a Urbino nel mese di luglio di quest'anno del 2014 e con questo breve video vi vorrei far vivere i primissimi momenti di quell'incontro e invitarvi alla successiva edizione, la seconda, che si terrà sempre ad Urbino il 4, 5 e 6 di giugno del 2015. L'iniziativa della scuola è nata nel Consiglio di Presidenza proprio a sostegno in modo particolare dei dottorandi di secondo, terzo ma anche primo anno, ma anche di assegnisti di ricerca, comunque di giovani che vogliono così entrare anche in relazione con colleghi un pochino più esperti. E per questo motivo lo start di questa iniziativa prevede una prima lezione, anche se fatta in modo non necessariamente molto formale, sulla storia del marketing. La nostra è una disciplina giovane, non ha più di una cinquantina, sessantina di anni, almeno nel nostro paese è stata una storia anche un po' tormentata per le troppe iniziative di blocco a livello ministeriale, ma è anche oggi una storia assolutamente piena di risorse. Siete soprattutto voi quelli che portate avanti gli articoli internazionali, gli articoli sulla nostra rivista, su mercati e competitività, naturalmente le monografie che sapete sono di estrema importanza perché dimostrano la maturità del docente e del ricercatore. La storia però ci insegna che il marketing è nato in impresa, è nato in quelle imprese che per prime sono riuscite a cogliere alcuni cambiamenti. In realtà marketing nacque come commercio. Nei primissimi anni si ragionava in termini di marketing per far giungere i prodotti dell'agricoltura ai mercati. Oggi si ragiona in termini di marketing per aggiungere valore economico, non solo naturalmente valore monetario, ai prodotti affinché siano il più possibile in linea, in sintonia con le esigenze continuamente mutevoli dei clienti, dei consumatori, degli acquirenti, più in generale della società. Quando nasce marketing? Più o meno negli anni 20, con due grandi personaggi, Henry Ford da una parte e Alfred Sloan dall'altra. Perché grandi personaggi? Perché il primo è l'interprete vero della standardizzazione, delle economie di scala, dell'auto comunque nera, non importa quale sia il colore desiderato dai clienti, mentre Alfred Sloan, non a caso Alfred Sloan, lui è intitolata la Business School dell'MIT a Boston, a Cambridge, è invece l'interprete della differenziazione competitiva e voi ben sapete che questi due sono i grandi versanti, in parte opposti, in parte complementari, nella formulazione delle strategie competitive. Cosa ci ha detto, cosa ci hanno insegnato questi due signori? Diventa ancora più chiaro 10 anni dopo, siamo quindi negli anni 30, terribili anni più o meno come i nostri, di grande depressione, di grande crisi. Ce lo insegna la General Electric, che per prima inizia a formulare le politiche di prezzo avendo in mente il valore per il cliente. Quella che oggi in tutti i testi di marketing viene chiamata l'Economic Value Analysis for the Customer, l'hanno cominciata loro, per fissare il prezzo. E siamo in ambito B2B in modo particolare. Nello stessi anni la rivoluzione nella teoria economico-industriale e poi anche economico-aziendale deriva dallo scritto assolutamente originalissimo di Chamberlain. Nel suo The Theory of Monopolistic Competition, a un certo momento Chamberlain dice che le imprese per differenziarsi devono usare e agire sulle spese di vendita, in particolare la pubblicità. La parola marketing non esisteva, ma quelle spese di vendita, in particolare la pubblicità, sintetizzano in realtà il concetto di marketing, avvicinarsi al cliente.
elemento straordinario dell'avvicinamento è l'innovazione. E allora, sempre in quegli anni, Joseph Schumpeter ci racconta della innovazione come distruzione creatrice. Il primo grande autore di management è Peter Drucker, ma in realtà non è solo di management, è molto di marketing, perché nel suo libro The Practice of Management, trattasi di un libro del 1954, con una modernità ancora oggi sorprendente a 60 anni di distanza, ci dice che il compito dell'impresa è creare e trattenere, difendere i clienti. È da lì che si comincia a ragionare in termini di fiducia, in termini di interazione e poi via via su tutte le regole estremamente interessanti, ma tutte radicate nella prassi delle imprese e dei mercati che caratterizzano il marketing oggi. Ecco, in 5 o poco più minuti ho cercato di sintetizzare i primissimi contenuti che poi verranno sviluppati nella scuola che appunto si terrà a Urbino presso l'Università Carlo Bo 4, 5 e 6 di giugno, la scuola estiva della SIM in collaborazione con la SIMA, quindi marketing sì, soprattutto marketing, ma anche management, essendo la SIMA, come sapete, la Società Italiana di Management. Accetteremo le vostre candidature, l'organizzazione formalmente è in capo alla SIM e quindi alla signora Barbara Amici, segretaria organizzativa, comunque manager della SIM presso l'Università di Roma. Le modalità di iscrizione verranno rese note ai primi di gennaio sul sito della Società Italiana Marketing. Prevediamo una classe formata da non più di 25 candidati. Allo stato attuale non abbiamo in mente dei criteri di selezione, perché la cifra dei candidati dell'anno scorso, 22, era tale data non necessitare alcuna selezione. Dovessimo essere investiti da tante schede di iscrizione, provvederemo secondo le logiche tipiche dell'università, cercando di garantire lo spazio a tutti coloro che lo richiedono. Il programma prevederà una serie di interventi, alcuni a parte mia, alcuni a parte dei colleghi Ferrero e Pencarelli dell'Università di Urbino, ci sarà Cristini di Parma, presidente della SIM, Mattiacci, insomma il gruppo che anima ormai da anni la Società Italiana di Marketing. Io vi aspetto, credo che sarà per tutti noi una bella esperienza.